Ci siamo quasi al termine, ultimo passaggio impegnativo. Stiamo per raggiungere un corso d'acqua che ci separa dall'arrivo nella zona ai piedi di San Giovanni in Fiore. Siamo immersi veramente in una vegetazione straordinaria, giù il corso d'acqua. Stiamo scendendo con dei piccoli tornantini in un sentiero un po' precario, ma siamo abituati a peggio, per cui grande impegno, qualche fungo raccolto, qualche passaggio che rallenta un po' il gruppo, ma non ci ferma nessuno. Quando si vuole camminare si cammina in qualsiasi situazione. Qua siamo un po' in un tratto impegnativo. Tra poco, superato questa zona di percorso, torneremo a salire per arrivare poi a San Giovanni in Fiore. Intanto ci gustiamo questo passaggio al fresco. Oggi è una giornata molto calda, qualcuno dice che giù in basso Catanzaro, Crotone si toccano i 36 gradi, noi invece qui siamo al fresco, ci siamo bagnati un po' lungo la via alle fontane e nelle sorgenti che abbiamo trovato strada facendo. Siamo agli ultimi 2000 metri di questi 100 km affrontati in 5 giorni, ma siamo veramente, veramente contenti di quello che stiamo facendo. Un giudizio al volo dal nostro ingegnere Antonio. Fantastico, semplicemente fantastico. Grazie Antonio. Ecco Angelina che cammina con il bastone di Gioacchino, si aiuta. Allora Angelina, anche tu cosa ci dici, cosa ci racconti? È meraviglioso, veramente il più bello in assoluto fino adesso. Grazie. Ecco Mario, col suo passo lento ma continuo, non si è mai fermato, bravo. Caterina. Un percorso fantastico. Ecco Caterina. Sensazione meravigliosa. Scorgiamo adesso Massimo, il nostro studioso di Gioacchino da Fiore, che sta arrivando. Lui piano piano riflette dove mettere bene i piedi per evitare qualche scivolone. Molti sono già giù al passaggio sul corso d'acqua. Ed ecco Massimo, un commento tuo. Un commento? Bello, quest'ultimo tratto è veramente bello, non me lo aspettavo, questo passaggio fresco. Grazie, allora? Sono contenta che la meta è vicina. Bene, ancora. Giù in basso vediamo chi è già transitato, che sta superando il corso d'acqua. Invece qui abbiamo il resto del gruppo che sta transitando. Ecco il nostro Francesco, tra i più giovani partecipanti. Non ti emozionare qui davanti al cellulare che trasmette in diretta. Si ripulisce anche il percorso, vedete, per consentire il passaggio più facile a chi viene dopo. Attenzione che c'è una radice qua. No, Antonella, allora cosa ci dici in diretta? Questo due parole. Questo meraviglioso, spiritualmente elevato, ci porta adesso da Gioacchino da Fiore. Bye. Bene, Raimonda, invece? Beh, bellissimo, siamo stati messi alla prova, ma ce l'abbiamo fatta. Roberto, allora? È dura, ma ce la faremo. Carmelo. L'ottimismo non può mancare in questa occasione. Ciao, bene. Ciao, saluti te. Viva la Calabria! Giovani. Renato, siamo partiti e quindi arriviamo, no? Bene, adesso io seguo loro, così vediamo questo passaggio in mezzo all'acqua. Un po' di pazienza. Antonella,
scendo anch'io con calma. Nonostante la fatica c'è sempre la battuta per sorridere un po', aiutarsi a vicenda, godere di questa natura incontaminata. Siamo sempre in diretta, ricordo, dalle camminate gioacchimite, ultima tappa, ultime difficoltà. Siamo in Calabria, sull'altopiano Silano, iniziativa che è organizzata dal Comitato WISP di Catanzaro in collaborazione con l'ASD Calabriando. Ecco qui che il corso d'acqua fa una piccola pozza. Logicamente ognuno di noi ha delle scarpe da trekking, ci aiuta con i bastoncini. Spero di non cadere proprio io nell'acqua. Eccola, piccola cascata che porta l'acqua da su in basso in questa valle che ci divide dalla nostra meta finale. Non so se attraverso il video può arrivare a voi anche la frescura di questo luogo, intanto noi ne godiamo appieno. Provo a passare. E su questa immagine vi lascio perché tra poco ci rivedremo nel centro di San Giovanni Fiore. A tra poco.